In generale è una pianta facile da tenere, consigliata ai principianti perché... ai principianti. Buongiorno a tutti carissimi amici e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parleremo di piante gialle. Se avete visto gli altri miei video, piante viola, piante rosa e fucsia, piante rosse e piante arancioni, sapete di sicuro che cosa facciamo oggi. Sto facendo una serie di video di piante divise per colore in modo tale che chi dovesse cercare una specifica pianta per se stesso o per qualcun altro di uno specifico colore la trovi negli elenchi dei miei video. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un like se questo video vi piace e soprattutto attivate la campanella per non perdervi anche i prossimi video. Ma ora iniziamo subito. Se il giallo è il vostro colore preferito, siete assolutamente nel posto giusto. Adesso elencherò tutte le piante di colore giallo che ho trovato per voi. Ma prima, sigla! La prima pianta dell'elenco è il Philodendron scadens Brasil. È una pianta rampicante molto robusta che cresce molto in fretta, come un po' tutti i filodendri e dei filodendri. Se avete visto i miei vecchi video, ne ho già parlato più di una volta. Ha queste bellissime foglie ampie a forma di cuore che hanno questa bellissima variegatura di colorazione gialla. E oltre al Philodendron Brasil ce n'è un altro, sempre di colorazione gialla, ma questa volta totalmente giallo, che è veramente molto molto bello e si chiama Philodendron Malai Gold, che ha questa foglia appunto totalmente gialla, molto molto flash e accesa, quindi qua la colorazione gialla è proprio ciò che caratterizza questa bellissima tipologia di filodendro. Sono molto diffusi come pianta da appartamento di piccole dimensioni, medie o grandi dimensioni. Tenete sempre però presente che il filodendro è una pianta molto invadente e che cresce veramente in fretta. La prossima pianta è la Diefenbachia Camilla. È veramente molto molto bella, ha queste foglie ampie molto grandi di forma ovale e questa colorazione che tende al giallo, bianco e verde chiaro, che è veramente molto molto bella. La maggior parte della foglia, come vedete, è di colorazione più chiara rispetto al bordo, che quindi essendo più scuro risalta all'interno della foglia. La Diefenbachia in generale è una pianta che ha tantissime varietà molto molto belle, vi invito ad andarle a vedere, ed è veramente molto diffusa sia per le case, gli appartamenti, che anche per decorare gli uffici. La prossima pianta è il Pothos Neon. Questa pianta è sicuramente una delle più famose e conosciute da tutti quanti perché è veramente molto comune, molto diffusa sia nelle case che negli uffici per due buonissime ragioni. La prima è che il Pothos ha una enorme capacità di adattamento e una grande resistenza, quindi è perfetta e assolutamente consigliata a tutte le persone poco esperte che vogliono approcciarsi al mondo delle piante. La seconda invece è che è super super facile da propagare e che cresce veramente molto in fretta, quindi è bellissimo posizionarlo per esempio in un ripiano in alto dove può essere ricadente e fare quindi questo effetto ottico di cascata verde o in questo caso gialla, che è veramente molto bella. Oltre al Pothos Neon, che è appunto giallo completamente, abbiamo anche un'altra tipologia di Pothos molto molto carina, questo che state vedendo in questo momento, che ha solamente una variegatura gialla e quindi non tutta la foglia è completamente di colore giallo. Comunque di Pothos esistono veramente tantissime varietà di tutti i tipi, quindi vi consiglio veramente di andarle a vedere e, dato che ve lo dico sempre, il nome scientifico del Pothos non è Pothos, ma è questo, molto più complesso, ma veramente tutti quanti lo chiamano Pothos e quindi anche noi lo chiameremo così. La prossima pianta è il Croton e, come per il Pothos, anche il Croton ha un altro nome scientifico, ovvero Codieum variegatum, ma nessuno lo chiama così, tutti quanti lo chiamano crotone, quindi anche noi. Comunque ha queste bellissime foglie, super super colorate, super variegate con le venature più scure, più chiare, che fanno veramente un effetto pazzesco visivamente. Come state vedendo, non è solo di colorazione gialla, ma anche l'arancione, il rosso, il marrone e quindi è predominante la presenza di colorazione calda, per cui tutti gli amanti dei colori caldi, non solo giallo, avranno una pianta veramente stupenda dalle colorazioni molto molto intense. Il crotone è bello sia all'esterno che all'interno, ma adesso è molto diffuso come pianta d'appartamento, appunto, e quindi per gli interni.
La prossima pianta è il Ficus Safari. Ha una bellissima variegatura di colore giallo, è una pianta che dà tantissime soddisfazioni e prendersene cura non è particolarmente difficile, quindi la consiglio anche ai meno esperti. Anche il ficus è una pianta molto molto diffusa e ne abbiamo già parlato, se vi ricordate, nel video dove parlavo del ficus elastica e del ficus elastica tineche, nel video piante grandi per arredare casa, vi lascio qua sopra il link se vi interessa. Comunque appunto è una pianta anche lei che può raggiungere grandi dimensioni e quindi dà molte soddisfazioni ed è molto decorativa. La prossima è una pianta succulenta veramente super super famosa, tutti quanti l'hanno vista almeno una volta e si chiama Sansevieria, o meglio tutti quanti la chiamano Sansevieria, scritto così come state vedendo adesso, ma in realtà si chiamerebbe Sansevieria, però tutti quanti semplificano il suo nome chiamandola Sansevieria. Diciamo che è come se ci fosse una I di troppo, ecco. Comunque, la più famosa delle Sansevierie, perché anche lei ha tantissime tipologie differenti, è questa che state vedendo nelle immagini, che è assolutamente meravigliosa. Vengono chiamate anche lingue di suocera per via proprio della loro forma, delle foglie alte, alte e lunghe. Questa pianta è della stessa famiglia dell'agave e lo capiamo appunto dalla forma della sua foglia. In più è super 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 consigliata ai meno esperti, è molto molto diffusa come pianta per le camere da letto perché è perfetta per la camera da letto, ma anche negli uffici. Infatti io l'ho vista in tantissimi uffici, ovviamente di tipologie diverse, ma questa che ha la colorazione gialla secondo me è veramente molto molto bella. Della prossima pianta ho già parlato nel video, piante viola, piante rosa, piante arancioni, ma in realtà esiste anche rossa, quindi ha veramente tantissime colorazioni diverse e si chiama Euchera. Dico euchera, ma negli scorsi video dicevo eucera e vi chiedo di perdonarmi perché si dice euchera. L'ho scoperto andando in un negozio di piante per acquistarne una per una mia amica che la trova veramente stupenda, e quando sono entrata ho chiesto alla ragazza che vendeva le piante se poteva darmi quella euchera che era lì fuori esposta e lei mi ha detto sì, euchera, e mi ha spiegato che si dice così. Io potevo arrivarci effettivamente vista l'H, ma ho pensato che si pronunciasse in un modo differente. Comunque, come avrete capito, questa pianta ha veramente tantissime colorazioni diverse. Vi invito veramente a andare a guardarle e sono perfette per i miei video perché ho sempre almeno una pianta sicura da mettere in ogni elenco di ogni colore. Non è però una pianta da tenere all'interno, è una pianta che sta bene fuori, ha bisogno di stare all'aperto e in più, facendo anche fiorellini in primavera, è anche molto decorativa sia per giardini che aiuole che anche terrazzi. Anche il prossimo è stato già citato più di una volta perché è il Coleus e sicuramente l'avrete visto almeno una volta da qualche parte, anche lui è perfetto per decorare giardini e esterni, ma c'è anche chi lo coltiva in vaso all'interno della propria abitazione. Comunque ha queste foglioline non di grandi dimensioni ma veramente molto colorate, molto accese, sono colorazioni che sembrano quasi finte e se vi ricordate ve l'avevo fatto vedere nel video piante viola, anche piante rosse, comunque anche lui come l'euchera ha tantissime colorazioni diverse, alcune variegate, alcune con le foglie totalmente di un colore, quindi io penso che anche la variante gialla che vi sto mostrando sia veramente molto molto carina e molto decorativa. Ora vi mostro questa bellissima dracena che si chiama Dracena, spero di pronunciarlo bene, Pleomele reflexa, ed è veramente molto molto bella, ha queste foglie di colorazione gialla intensa, variegate di giallo intenso, che sono molto molto carine. È una pianta che non ha bisogno di particolari attenzioni, quindi è super consigliata anche per i meno esperti, perché non ha neanche particolare bisogno di essere innaffiata spesso. Per questo motivo è molto molto diffusa come pianta ornamentale anche per appartamento e penso che in una casa in generale, a prescindere da questa che state vedendo nelle immagini, che appunto è variegata di colorazione gialla, le dracene siano molto 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 belle. Sto usando la parola molto veramente troppo troppo spesso. Adesso vi mostro questo bellissimo esemplare di Calathea, che è la Calathea Yellow Fusion. È assolutamente super stupenda. Come vedete non è la tipica forma della foglia della Calathea, non è particolarmente tondeggiante come in altri casi, ma ha una colorazione sempre accesa e vivace come in tutte le Calathee. In questo caso troviamo un giallo che è assolutamente predominante e padrone della variegatura, perché come vedete, pur essendo molto variegata e in maniera irregolare, che di solito è un po' insolito perché nelle Calathee
come nelle marante e nelle stromante, abbiamo solitamente una variegatura più regolare. Qui però è irregolare e molto molto decorativa, e dove il giallo è proprio la colorazione più presente rispetto al verde in tutta la foglia. Avevo già parlato delle calatee in maniera approfondita nel video piante rosa e piante fucsia, che vi lascio qua sopra se vi può interessare, dove, adesso lo dico brevemente, spiegavo che marante, stromante e calatee fanno tutte parte della famiglia delle marantacee e sono tutte assolutamente stupende. Quindi assolutamente non sono piante da perdere, perché per arredare e per un appartamento sono assolutamente super decorative e meravigliose. La prossima pianta è assolutamente da esterno ed è l'evonimo giapponese. È veramente molto carino e molto vivace ed è anche molto diffuso nei giardini come pianta che serve per delimitare un'area rispetto a un'altra di un giardino, quindi comunque utilizzato come bordura, oppure è una pianta da siepe, molto utilizzato per le siepi. Viene anche chiamato più comunemente mandarino sempreverde o mandarino giapponese, anche per via del fatto che in autunno, durante il periodo autunnale, fa dei frutti molto vivaci e appariscenti di colorazione arancione, che sono anche loro molto decorativi. Adesso vi faccio vedere questa bellissima scheflera variegata gialla. È super stupenda. La scheflera è bella anche solo verde, come starete vedendo da queste immagini ha una forma molto particolare e molto decorativa. È una pianta di cui non ho mai parlato, ma potremo approfondire l'argomento, perché anche lei è veramente molto diffusa, molto conosciuta, e quasi tutti però la conoscono appunto nella versione verde, mentre qui volevo farvi vedere che esiste anche una versione variegata gialla che è molto bella. Oltre alla scheflera vorrei parlarvi di altre piante che sono molto più conosciute e più diffuse di colorazione verde, ma che esistono appunto variegate gialle e sono molto molto belle, come ad esempio il singonio aurea. Questo è veramente stupendo, ha questa variegatura molto molto bella, e se vi ricordate del singonio abbiamo già parlato, perché io possiedo il Singonium Neon, che è di colorazione verde e rosa. Appunto, il Singonium esiste di tantissimi colori, però è più conosciuto secondo me di colorazione verde, ma esiste anche variegato di bianco o appunto rosa, come vi ho detto prima, e anche variegato rosa con pallini piuttosto che parti della foglia di colorazione rosa. Comunque l'aurea secondo me è molto molto bello e molto decorativo. E non potevo assolutamente non parlarvi di loro, le monstere variegate di giallo, ovvero la prima, Monstera Aurea. Guardate quanto è bella, è stupenda. Vi ho già parlato in passato della monstera deliziosa che io possiedo, e sono piante che danno moltissima soddisfazione, e vi ho già parlato anche nel video wishlist 10 piante che vorrei nel 2021 della monstera albo variegata, che è quella che state vedendo adesso, ovvero una pianta di monstera deliziosa variegata appunto di colorazione bianca. Ma quella di oggi è la monstera aurea di colorazione giallo, che è ancora più rara e ancora meno diffusa e ancora più costosa al momento. Io penso sia assolutamente meravigliosa e penso sia doveroso farvi vedere anche la monstera Thai Constellation. Questa è super super bella, ve la mostro perché trovo che la sua colorazione non sia bianca, ma sia neanche gialla, ma sia piuttosto un crema, quindi ho voluto inserirla lo stesso. Anche lei, come la albo variegata e come la aurea, sono molto costose e poco diffuse e molto ricercate e richieste, però penso che siano veramente meravigliose e che valesse la pena parlarne un attimino, anche se non sono propriamente di colorazione gialla. In generale, in questo video avete visto piante più o meno gialle, alcune avevano una colorazione veramente giallo canarino, giallo acceso, giallo intenso, altre invece avevano qualche variegatura e di colorazione magari più tendente al lime, al verde chiaro che tendeva al bianco e al giallo, oppure più crema. In ogni caso ho voluto inserirle tutte perché mi sembravano tutte molto tendenti al giallo. Bene amici, il video si conclude, è finito qua questo elenco di piante gialle, spero che appunto abbiate trovato la pianta perfetta per il vostro giardino, terrazzo, balcone o casa. Oltre ad iscrivervi al canale, come vi ho già detto all'inizio del video, vi consiglio anche di seguirmi su Instagram, trovate qua sotto in info box il link diretto per il mio profilo Instagram, dove potete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità sulle mie piante e tutto quello che pubblico molto più spesso e più quotidianamente rispetto a YouTube. Ricordo anche che qua sotto in info box trovate una lista di prodotti per tutti coloro che volessero avvicinarsi al mondo delle piante e che non avessero ancora tutti gli attrezzi del mestiere. Qua sotto c'è quello che io utilizzo e quello che consiglio per tutti coloro che vogliano provare.
Vi mando un grosso incoraggiamento per partire con questa passione per le piante, perché fa super bene, è rilassante e dà tantissime soddisfazioni. Non l'avrei mai detto, ma adesso che sono qui e che mi piacciono, lo penso veramente. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!